Salve YouTube, oggi pensavo di fare un'altra top 10. Questa top 10 sarà un'altra di quelle brevi, diciamo, di quelle in cui non mi dilungherò tanto, ma semplicemente farò una lista. Oggi pensavo di parlare dei peggiori film basati su un materiale preesistente. Questa mia definizione comprende anche film basati su altri film, quindi sequel e spin-off. E cose di questo genere, nonché adattamenti di libri, fumetti e simili. Avrei potuto forse fare liste dei peggiori sequel, dei peggiori prequel e così via separate, però sarebbero state un po' forzate. Ho pensato di mettere insieme queste categorie perché questi sono 10 film che mi hanno dato proprio fastidio e quindi non volevo fare una lista in cui mettevo cose che sì, alla gente non piacciono, ma a me non è che interessi particolarmente. Ho pensato di fare invece una lista dei 10 film che io trovo irritanti o particolarmente brutti e che appartengono a questa categoria. Quindi, subito, numero 10, Batman e Robin. E questo film è in basso sulla lista e questo potrà sembrare strano perché Batman e Robin è considerato uno dei film più brutti mai fatti. Io sono un grande fan di Batman e questo film dovrebbe darmi tanto fastidio. È però in basso perché io riconosco che è bruttissimo, riconosco che è recitato male, scritto male, diretto in maniera dubbia, tutta una serie di cose, ma è divertente. È uno di quei film così brutti che ridi, è così pacchiano che non puoi non rispettarlo in un certo modo distorto, come Troll 2 o The Room. Se lo vedi col giusto atteggiamento, questo film fa ridere. Quindi sì, è un insulto a tutto ciò che riguarda Batman, per carità, però fa ridere e secondo me è ingiusto l'odio che riceve Joel Schumacher, il regista, perché un sacco di scelte sono state della produzione, per quanto alcune no, tipo i Batcapezzoli no, sono di Joel Schumacher come idea, ma un sacco di scelte sono state fatte dalla produzione perché volevano che fosse un film che vendesse giocattoli. E Joel Schumacher non è un cattivo regista, ha fatto dei gran bei film come Un giorno di ordinaria follia. Quindi ecco, il film lo metto in basso. È brutto ed è obiettivamente uno dei film peggiori che abbia mai visto. Però almeno ci puoi ridere davanti, ci sono film su questa lista che sono semplicemente dolorosi. E Batman e Robin non lo è, secondo me. Poi, numero 9, Spider-Man 3. E Spider-Man 3 ovviamente è un sequel dei primi due film di Sam Raimi, e niente, come sequel anche è deludente, cioè i primi due sono gran bei film secondo me, nel contesto dei film basati sui fumetti, e Spider-Man 3 è deludente come sequel, però non è per quello che mi dà fastidio, cioè ha delle cose fastidiose come sequel, non rispetta certe cose dei film precedenti, quello è vero. Ma il motivo per cui mi dà veramente fastidio è il modo in cui hanno riadattato la saga del simbionte dai fumetti, il simbionte nero che ricopre Spider-Man e quindi lo trasforma nello Spider-Man con costume nero, che poi dà vita a Venom e quindi poi anche a Carnage, un sacco di cose fantastiche nel mondo del fumetto. In questo film è fatto malissimo perché Sam Raimi odiava il personaggio di Venom. La produzione lo ha costretto a metterlo nel film e lui quindi per ripicca l'ha fatto il più male possibile e si vede. E la cosa fastidiosa è che il design non è orrendo di Venom, semplicemente è stato scritto male, ideato male e hanno preso un attore che non ci azzeccava niente. Quindi ecco, Spider-Man 3 secondo me è un brutto film. E ha delle cose che un po' lo migliorano, cioè ha delle scene d'azione belle, gli effetti per il costume nero non sono male, tutto quanto, ma appunto è molto poco rispettoso del materiale originale e in più c'è Emo Peter che balla, e chi ha visto il film sa di che cosa parlo, è ripugnante tutta quella sequenza, quindi niente, è un brutto film. Numero 8, Prometheus. Di tutti i film sulla lista, Prometheus è l'unico che concettualmente poteva funzionare, secondo me. Per carità, Spider-Man 3 non è che era un'idea destinata a fallire, però non era neanche essenziale fare un terzo sequel della saga di Spider-Man. Invece Prometheus era un film che ci stava, perché la saga di Alien è amata, giustamente, io adoro la saga di Alien, e anche la saga di Predator, insomma, quelle saghe lì, e la saga di Alien erano inseriti dei riferimenti
ha delle cose che non erano mai state esplorate, altre razze aliene, altri mondi, origini della specie degli alien, cose interessanti. L'idea di fare un film che spiegasse un po', diciamo, la cosmologia di quell'universo, che spiegasse un po' la mitologia di quell'universo, era figa, ma il film è molto sconclusionato, è contorto, è scritto, cioè, vuole essere tanto complicato. E i personaggi sono delle macchiette e le situazioni sono stupide e quindi non è complicato, non è intelligente, è semplicemente goffo come film. In più ha dei personaggi estremamente stupidi. L'unico che mi piace è il personaggio di Michael Fassbender, perché Michael Fassbender è un bravissimo attore, ma sono stupidi, cioè questi personaggi che crolla una cosa e corrono dritti per farsi schiacciare dalla cosa, si perdono nelle caverne che hanno mappato loro stessi, avvicinano la faccia a un nuovo alieno, insomma, sono stupidi questi personaggi. E niente, non dico che sia uno dei film più brutti mai fatti, ma confrontato al materiale originale è veramente pesante come delusione, quindi no, non mi è piaciuto Prometheus. Poi, numero 7. Harry Potter e il principe mezzosangue. Allora, secondo me questo come film è deludente, cioè come film a sé stante, se uno non conoscesse i libri, secondo me è comunque un filmaccio. Però come adattamento è proprio orrendo. Cioè io capisco, sia chiaro, io capisco che se uno fa un adattamento non fa tutto uguale. Il film è una forma d'arte diversa da un libro. E certe cose non le puoi fare, c'è meno tempo, le capisco tutte queste cose. Però qui hanno cambiato tante cose che non c'era bisogno. Cioè, per esempio, il film comincia con Harry Potter che flirta con una barista. Che bisogno c'era? Nessuno. 2 minuti di film persi per sempre. Poi hanno sprecato un sacco di tempo per scenette adolescenziali. Per carità, anche nel libro ci stanno i temi dell'innamoramento adolescenziale, dell'amicizia, tutte queste cose ci sono, ma sono nel contesto della storia. Questo film ci perde tanto tempo e non lascia tempo per la storia di Voldemort, tutto lo studio che fanno Silente Harry della storia di Voldemort. Qui c'è tipo una scena con lui da bambino, mentre invece era il fulcro del libro. Tremendo errore, veramente, una pessima scelta. E poi hanno tolto delle scene d'azione che ci sono nel libro e ne hanno messe altre inutili, come l'attacco alla tana e cose del genere. Quindi no, questo film è scrauso e poteva essere fatto molto meglio. Altri film della saga sono stati fatti meglio come adattamenti, ma questo no, questo non mi piace. Poi, numero 6, Batman, scusate, numero 6, Superman Returns di Bryan Singer. Superman Returns vuole riallacciarsi ai film originali di Christopher Reeve, ma chiaramente non ne rispetta certe cose. Ora, l'idea di fare un film basato su, ma un po' apocrifo, a me mi stava anche bene. Non è quella la cosa che mi dà fastidio, la cosa che mi dà fastidio è che la storia è noiosa, gli effetti speciali sono farzocchi, ma proprio tanto. E i personaggi sono così irritanti, soprattutto Lois Lane. Lois Lane su questo film la odi profondamente. Per carità, Lois Lane è un po' una sbruffona, è un pochino volubile, quello che volete. Però nei film originali con Christopher Reeve era un personaggio che ti piaceva, nonostante fosse l'attrice poverina, poi è venuto fuori che aveva dei seri problemi, insomma, psichici. Però era brava in quel film, si vede che c'era la passione e ti piace come personaggio. E Christopher Reeve era un fantastico Superman e tutto quanto. Io poi non sono un fan di Superman, eppure mi piacciono quei film. Qui invece no, i personaggi sono irritanti, fanno scelte stupide, sono molto egoisti e poi ci sono un sacco di cose del film che non funzionano, tipo, cioè un sacco di cose che non vengono rispettate. Qui la criptonite a volte gli fa male e a volte no. Perché? Ma così. L'unica cosa che si salva è Kevin Spacey che fa Lex Luthor. E come idea è fantastica, tu senti Kevin Spacey che fa Lex Luthor, perfetto, però è usato male. Quindi niente, non mi è piaciuto come film, secondo me è uno dei peggiori film basati sul mondo dei fumetti. Numero 5, Indiana Jones e il Teschio di Cristallo. Ecco, quello che dicevo prima di Prometheus, che era un'idea che concettualmente funzionava ma è stata fatta male, qui è l'opposto, non c'era bisogno di questo film. La trilogia originale andava benissimo,
forse il Tempio Maledetto è il più fiacco dei tre, ma comunque funzionava. Era finita benissimo con l'ultima crociata, Sean Connery e Harrison Ford insieme. Andava benissimo. Spielberg e Lucas hanno voluto ritirarlo fuori e metterci una montagna di effetti speciali. Riprendere un classico e rovinarlo è una cosa che da Lucas ti aspetti, ma da Spielberg no, e qui invece è veramente doloroso. Quindi questo è uno degli errori maggiori che hanno fatto, cioè che hanno voluto prendere un classico e hanno voluto aggiungerci delle cose inutili. Poi un altro grande errore è che ci hanno messo Shia LaBeouf, o come cavolo si pronuncia, che è un attore pietoso e il suo personaggio è così irritante. Cioè, in Transformers, che è già un brutto film, Shia LaBeouf lo rende orrendo. Quindi perché pensavano che mettere Shia LaBeouf in un film mediocre l'avrebbe reso migliore? No, lo rende brutto, perché senza di lui questo film sarebbe solo mediocre, invece è brutto. E niente, è un film inutile semplicemente, non c'era bisogno, non è divertente, non ha nessun momento che ti fa ridere, l'avventura non è interessante, è molto sconclusionata tutta la trama, tutto il modo in cui si arriva al tesoro finale. E poi, come dire, non so bene come spiegarlo, la cosa di questo film è che sembra non rendersi conto delle regole dei film precedenti. Per esempio, Indiana Jones fa delle cose incredibili nei film prima, cioè si salva in situazioni un po' assurde. Qui è estremizzato troppo, cioè si salva da un'esplosione nucleare dentro un frigo. È stupido, ed è pieno di cose così. È pieno di riferimenti, ecco, alla saga precedente, ma come se li avesse fatti, come se il film avesse fatto qualcun altro, non i creatori dei film precedenti. E niente, non so cosa avessero in testa. E poi la cosa forse peggiore di tutto il film dopo Shia LaBeouf, effetti speciali fatti al computer, CGI ovunque. La cosa che rendeva belli i film originali erano gli effetti pratici, un vero cuore pulsante sul Tempio Maledetto e vere rovine costruite con non so che materiali, ma che sembravano vere, tutte cose che rendevano la sensazione di avventura palpabile. Qui è tutto fintissimo, e in più ci hanno messo gli alieni, che non ci azzeccano niente con Indiana Jones. Quindi no, è un bruttissimo film, e penso che tutti sarete d'accordo con me. Numero 4. La storia infinita 3. Scommetto che qualcuno di voi neanche sapeva che esiste questo film. E invece esiste e fa schifo. Allora, se uno è stato un ragazzino negli anni 80 e negli anni 90, adorava La storia infinita e lo ricorda con amore. È uno di quei film che ti rimangono dentro. Perché è un film tanto intelligente, è un film sottile. È per ragazzi, ma è sottile, è profondo. E parla di tematiche che anche da adulti uno ha problemi, abbiamo problemi ad affrontare. Era un film veramente intelligente. La storia infinita 2 era un sequel mediocre, ma quantomeno recitato bene. Jonathan Brandis, che è morto, poverino, ha fatto un buon lavoro su quel film. La storia infinita 3 è atroce, atroce, la storia è inutile. Il personaggio, il protagonista, come si chiama? Caspia, mi pare. È un lamentoso imbecille e poi, cioè, sputa sui film precedenti trasformando tutto quel mondo magico che amavamo in una barzelletta. Cioè, c'è una scena in cui le creature magiche che amavamo dai film precedenti cantano una canzone rock pop con la chitarra elettrica in sottofondo. Capito? Questo è il livello del film ed è pieno di altre cose orrende di questo genere. L'unica cosa che un pochino si salva è Jack Black, che fa il bullo della scuola, e Jack Black è sempre divertente da vedere, anche in brutti film. Però niente, questo film è uno stupro dell'infanzia, diciamo. Guardatelo se avete voglia di vedere un brutto film. Magari tra amici riuscite a riderne, ma è un brutto film e non vi perdete niente. È più un avvertimento questo. Il film è brutto, fate attenzione. Ora c'è il podio. Numero 3, Dragon Ball Evolution. E qui parlo veramente poco. Dragon Ball Z è una fantastica serie, la serie originale di Dragon Ball è una fantastica serie. Chi ha fatto questo film non ha visto quelle serie, non gliene fregava niente, ha fatto una specie di Smallville, diciamo, come ha detto Yotobi giustamente nella sua recensione, questo è tipo Smallville unito a Dragon Ball. Non si rispettano le storie originali, le psicologie dei personaggi.
non si rispettano i poteri, non si rispetta lo stile dei combattimenti, non si rispetta niente. È un film a sé stante che si chiama Dragon Ball Evolution e ha gli stessi nomi dei personaggi. Fa schifo, l'attore protagonista mi sta tanto antipatico, niente, è un brutto film. Numero 2, The Last Airbender di M. Night Shyamalan. Allora, io ho già parlato di Avatar precedentemente. La serie animata, che è conosciuta in italiano come Avatar la leggenda di Aang, è meravigliosa. Una delle cose migliori ma che ci sono mai state in televisione e dovete vederla. La cosa che mi dà fastidio è che in Italia probabilmente più gente ha visto questa ciofeca di un film che la serie originale. Il film è un insulto a tutto ciò che è la serie originale. Una serie che aveva personaggi esplorati così bene, personaggi che erano, come dire, personaggi che amavi, che avevano calore, che avevano cuore, personaggi di cui capivi sempre le scelte perché sapevi tutto quello che c'era dietro. Nel film di Shyamalan sono freddi, senza personalità, stupidi e egoisti. Quindi già questo è orribile. Poi tutta la mitologia, tutte, diciamo, le cose sottili, i simbolismi sottili sono semplificati che sembrano veramente che M. Night Shyamalan semplicemente ha letto la storia su Wikipedia o che non rispettava quello che ha visto. Gli attori, il casting è veramente strano, ci sta qualche attore che fa del suo meglio, ma per la maggior parte sono pietosi gli attori, soprattutto i ragazzini, i protagonisti. E essenzialmente è questo. Tutta quell'atmosfera che aveva la serie originale, di grande cuore, di grande passione, di lotta per ciò che è giusto, ecco, una sensazione di giusto, la serie originale ti fa sentire bene, perché ti fa veramente sentire bene, cioè ho i brividi a ripensarci adesso, da quanto questa serie mi ha fatto bene all'anima. Il film sono 2 ore di niente, senza personalità, senza passione, e tutto è ridotto a una didascalia. Invece di avere personaggi che ti fanno capire le loro emozioni, beh, le dicono tipo sento questo, sento quest'altro. Invece di avere una storia in cui succedono delle cose in maniera organica, è tutta una spiegazione. Andiamo qui, facciamo questo, andiamo là, facciamo quell'altro. E invece di avere la sensazione che ci sono cose importanti, che ci sono cose che vanno fatte, vedi degli attori costretti a stare in certe situazioni, non hai mai la sensazione di una storia che scorre bene e niente, nonostante il budget fosse enorme, sicuramente molto più grande di quello della serie originale, è come vedere qualcosa fatto da dilettanti che non hanno visto la serie originale. Shyamalan sostiene di essere un fan della serie originale, forse è vero, ma se è vero allora ha dei seri problemi a comunicare il suo amore per le cose perché è un film freddo, proprio freddo. E niente, questo è uno dei più grandi insulti a un altro materiale che io abbia mai visto, uno dei peggiori adattamenti mai creati. Quindi niente, guardate la serie, se avete visto questo film e pensate che la serie deve essere brutta perché il film è brutto, guardate la serie. Se il film vi è saputo carino, guardate la serie perché comunque è 1000 volte meglio. Poi, numero 1, S. Darko. Ah. Allora, quello che ho detto prima, che no, Prometheus concettualmente ci poteva stare e che invece certi film concettualmente sono sbagliati, questo film è l'apoteosi del concettualmente sbagliato. Perché cavolo devi fare un sequel a Donnie Darko? Donnie Darko è un film cult che piace alla maggior parte delle persone, a qualcuno no. A me piace. C'è chi dice che è un capolavoro assoluto e questo non lo so, però è sicuramente un gran bel film. Ma non ha bisogno di un sequel, cioè perché faresti un sequel a un film del genere? È autoconclusivo, è perfettamente autoconclusivo, anzi è un film con così tanta roba dentro che devi rivederlo più e più volte, altro che sequel, bisogna riguardare l'originale. Secondo me, i creatori di questo film hanno visto Donnie Darko, non l'hanno capito, e ci hanno fatto questo, hanno visto Donnie Darko e hanno detto, ah, è un film confuso in cui c'è un adolescente problematico, sicuramente possiamo fare un film migliore se lo rendiamo più confuso, ci mettiamo più adolescenti problematici e antipatici e ci mettiamo più effetti speciali. E ovviamente non funziona. Questo film è sconclusionatissimo,
veramente, cioè, non ha né capo né coda. Donnie Darko ti confonde, la prima volta non capisci tutto, neanche la seconda magari, però poi estrapoli il senso, è un film che ti confonde volutamente, ma da cui estrapoli il senso generale. Ora non mi dilungo tanto, e ci sono opinioni diverse sul significato del film originale, ma c'è un significato originale, sapevano cosa stavano facendo. In questo film, in Samantha Darko, no, in questo film vanno un po' a casaccio e questo è già un problema. Poi le poche idee carine di questo film sono copiate paro paro dall'originale, quindi non c'è niente di originale che valga la pena salvare. I protagonisti sono questi. Io non so se l'America è così, ma se gli adolescenti problematici americani sono così, non ci voglio mai andare. Che poi qui cosa intendiamo per problematici? Che sono adolescenti, gli adolescenti sono depressi, sono arrabbiati e mi sta bene. Però qui troppo, qui sono fastidiosi, mamma mia. Cioè io spero di non essere stato così da adolescente, che urto. Quindi niente, i personaggi sono veramente fastidiosi. È uno sputa sul film precedente, rovinando il suo significato. È recitato abbastanza da cani. Niente, cerca di nascondere la mancanza totale di una storia con più effetti speciali del precedente, ma il precedente non aveva bisogno di effetti speciali, era concettualmente ben ideato, era scritto bene, aveva personaggi memorabili e delle idee visive fantastiche, cioè per esempio Frank, il coniglio gigante, bam, lo vedi e ti rimane impresso, è una fantastica scelta. Qui hanno cercato di copiarlo con questa figura femminile vestita di tipo di penne, di piume, che si vuole rifare a Frank. Però niente, è chiaro cosa stanno cercando di fare. Niente, Samantha Dark è un bruttissimo film. A differenza di altri brutti film, puoi riderne. Io e mio fratello l'abbiamo visto insieme e abbiamo riso un po', abbiamo trovato delle cose su cui ridere. Però vi consiglio, se volete proprio vederlo, di vederlo con un amico o un fratello, una sorella, insomma, di vederlo con qualcun altro, perché da soli penso che vi farebbe solo male. Invece insieme si può ridere un pochino. Però ciò non toglie che è un orrendo film e non è abbastanza brutto da essere so bad it's so good, è solo brutto. Quindi ecco, secondo me S. Darko è il peggior film a essere mai stato basato su del materiale precedente. Fatemi sapere cosa pensate e niente.